prendi fiato prima di partire, tieni il respiro e poi ci lanciamo nel caldo. Sei pronto? 36 gradi. Andiamo a cercare il fresco. Andiamo verso nord, andremo in una birreria famosa e poi da lì continueremo. Trentino Alto Adige, appena arrivati, la temperatura finalmente si è abbassata un pochino, non ci sono più 36 gradi di prima, si sta già molto meglio e adesso noi proseguiamo, stiamo andando verso Merano. Secondo me siamo arrivati decisamente prima di quello che ci aspettavamo, anche perché siamo partiti tardissimo, che io avevo appena finito di lavorare e poi abbiamo fatto le valigie dopo, quindi quando ho guardato un telefono faceva le 3 che eravamo in autostrada. Del fiume. Abbiamo deciso che prima di tutto andiamo all'hotel e dopo andiamo a mangiare di fronte alla fabbrica della Ford. No, l'albergo è super bello. Marlingerhof è il nome del nostro hotel. Siamo a Merano. Adesso andiamo a fare la cena e andremo alla birreria Ford. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. Qui dietro di noi, dove abbiamo parcheggiato la moto, è esattamente dove si mangia. Dall'altro lato c'è la fabbrica con un bellissimo murales che ritrae proprio i momenti della produzione della birra. E lì, oltre la vetrata, si vedono anche alcune cisterne. Vi metto la lattina di Coca-Cola lì accanto perché così si vede la dimensione. Noi siamo due famosi bevitori e ci stavamo chiedendo chi la beve. Però la tipa, quando è venuta a prendere l'ordine, non è che ci ha dato molta scelta e quindi una l'abbiamo presa. Come siamo arrivati ci ha chiesto che birra volevamo, quindi secondo me se non prendevamo della birra si mandava via. Oppure non ci dava da mangiare, quindi per non rischiare noi la birra l'abbiamo presa. Cin cin quindi. Auguri, eh? A berla. Sono sotto un mega boccale di birra, esattamente di fronte alla fabbrica. E no, vi vorrei far notare questo ponticino qui che collega direttamente la fabbrica alla birreria. Volete lavorare qui, vero? Questo è l'interno della birreria proprio, dove stanno facendo birre a tutto andare. Bimbo affamato va nutrito assolutamente. Non per dire, ma la dimensione dello stinco è abbastanza importante. Venite a mangiare qui, abbiamo speso solo 50 euro. 4 piatti, bere, qui consigliatissimo. Che storia, davanti al nostro hotel fanno rafting, c'è un punto con 1000 canoe, l'acqua è incassata come non so che cosa. Moto parcheggiata. Abbiamo finito il sabato, abbiamo fatto 370 km per arrivare qui, le gomme stanno benissimo. Oggi era una giornata di trasferimento e domani ci rivedremo da questo bellissimo posto che è il lago di Resia. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Quindi oggi partiamo da qui e sarà la nostra prima tappa. Siamo al lago di Resia.
Il paesaggio è magnifico, la strada per arrivare qui è bellissima. E mentre stavamo venendo qui, sia ieri che oggi, io stavo seguendo un libro su Audible che è di Marco Balzano. Io resto qui. Ve lo consiglio per capire cosa è successo, per capire meglio la storia e per arrivare qui veramente con il cuore pieno di meraviglia per vedere cosa è successo realmente dopo averlo sentito nel libro. O letto, ovviamente. E dopo quanti anni? 3, 4. La nostra prima gita nelle Alpi con che l'NC. La foto che è nel profilo del canale era qui con l'NC. Quindi dopo tot anni siamo ritornati con la Fricona. Adesso andiamo allo Stelvio e a Resia. Mi sono ricordata di portarmi dietro gli adesivi dei Bobby. Anche i Bobby sono stati a Resia. Ritorneremo verso Merano rifacendo quelle curve bellissime che abbiamo appena fatto a salire e sperando che siano leggermente più giuste. E invece prenderemo lo svincolo per dirigerci verso lo Stelvio. Ecco che quindi siamo arrivati alla rotonda, andiamo verso Prato allo Stelvio, la città che è subito sotto, e poi dopo quindi ci dirigeremo verso lo Stelvio, proprio verso Passo Stelvio. Siamo proprio ai piedi dello Stelvio, in Val Venosta, qua c'è tutta la vallata sotto di noi e noi adesso inizieremo a salire. Mano a mano inizieremo a salire. E lì sopra davanti a me c'è la neve, ragazzi. C'è il fiume che è pieno pieno d'acqua con l'acqua grigia. Ecco davanti a noi lo Stelvio. Siamo dietro un gruppo di GSisti. Bellissimo anche qui giù la valle. Questo qui davanti a noi è uno degli hotel super caratteristici che si vedono qui quando devi andare su allo Stelvio. Ecco le prime salite. Le facciamo praticamente in fila indiana. No, nel senso, stavo dicendo, per forza le fai in fila indiana, che proprio è come se tutti aspettassero un po' la salita e la curva, perché si vede proprio che rallentano un po' tutti per aspettare di fare la curva con un po' di aerodinamica, diciamo. Le montagne sono nere come la pece, c'è la roccia proprio nera, 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 un po' di forza centrifuga. Invece da fermo il tornante diventa un pochino più impegnativo, anche perché devo dire che mi ricordavo male, perché io mi ricordavo la strada un po' più larga, invece è veramente molto strettina. E siamo a 1875 metri e da qui direi che usciamo dal boschetto e dovremo iniziare la vera scalata. Ecco qua tutto il massiccio con la roccia completamente nera e la neve. Prima siamo addirittura riusciti a vedere una marmotta purina. Era là che se la dava a gambe. Non è male stare in gruppo. Adesso direi che abbiamo raggiunto proprio un momento in cui siamo letteralmente in fila. Però vedo che il gruppo che stiamo seguendo è abbastanza svelto. Grandissimi, siamo riusciti a scansare tutto il camper. Perfetto. Il paesaggio è veramente fantastico e se non troviamo un altro blocco di camper, in realtà da qui in su dovrebbe essere molto più scorrevole perché il camper ci ha bloccato tutti di sotto. Abbiamo deciso che i nostri amici sono questi due GSisti qui davanti. E questi qui sopra che si inerpicano proprio sbisciolando sono i tornanti.
dello Stelvio. Sono bellissimi. Il paesaggio qui attorno è stupendo. Oggi è una giornata di sole fantastica. E noi stiamo salendo con questo panorama qui. C'è Ama che è super 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 contento. Questa è la muraglia che dobbiamo affrontare. Ormai dirò ai ragazzi qui davanti che se vogliono vedersi ripresi mentre salgono lo Stelvio dovranno seguire il nostro canale. Perché praticamente le immagini delle curve sono tutte loro. Io sto cercando di farmi fotografare da tutti i fotografi possibili e immaginabili. No, vabbè, stiamo arrivando veramente in vetta. La neve! La neve, la neve, la neve! Eccoci che arriviamo in vetta! Mamma, voleva fermarsi prima, invece alla fine si è scordato, secondo me. Noi e l'Africone in cima allo Stelvio. Questa è proprio la sbisciolata che si vede appena appena arrivati in cima. Ci sono 20 gradi, quindi si sta benissimo. Guardate questa macchina pazzesca che sta passando ora. DCT numero 1 a venire su di qui. Viene sciolta. L'Africa Twin è una bicicletta, le gomme speciali. Non sente spazi di temperatura, la gomma fredda, niente. Non si scalda, cioè la moto è sempre, la senti sempre alla stessa maniera. A venire su per i tornanti. Quindi il pilota si è divertito. Abbiamo trovato due che avevano voglia di tirare, almeno hanno avuto lo spunto di superare. E siamo riusciti a superare e venire su, poi non è che fai gran velocità, dai solo delle aperture. Saluti dalla salsiccia più alta dell'Europa. Passo Stelvio, cima Coppi, 2760 metri comunque. Completamente invaso dai ciclisti, direi che è ancora più caratteristico, visto che lo Stelvio è quello famosissimo per i ciclisti. E niente, quindi come le montagne russe, su le mani, adesso si scende! No vabbè, ma che giornata pazzesca abbiamo preso. Tornanti bellissimi. Questa invece è la valle che si vede di sotto. Ed ecco la Friccona che affronta la curva. Sapevamo che questa gara ciclistica ci avrebbe rotto un po' le uova nel paniere. Infatti, praticamente adesso siamo tornati giù dallo Stelvio, dallo stesso lato in cui siamo saliti. Ciò vuol dire che per andare al Tonale dobbiamo ritornare verso Merano. Stavamo pensando che a questo punto ci conviene assolutamente saltare il Gavia, sempre perché noi veniamo da lontano e entro stasera dobbiamo essere a casa, che domani si va a lavorare. Adesso verso Merano, poi andiamo al Tonale, scenderemo dal Tonale e da lì dopo ci toccherà rientrare verso casa, andremo verso il lago di Idro per poi rientrare verso casa. Quindi verso il Tonale adesso. Decisamente bellissimo anche il fondovalle, pieno di meleti. Siamo in Val Venosta, effettivamente direi che è la patria delle mele. Quindi siamo venuti giù dallo Stelvio. Gara ciclistica in cima non segnalata neanche all'inizio dello Stelvio. Ieri sera avevamo guardato se c'era delle gare al Gavia, allo Stelvio, perché c'era già successo di trovare una gara a Gavia e non c'erano segnalate corse. Quindi siamo dovuti ritornare indietro. Non andiamo sul Gavia perché diventerebbe troppo lunga. Siamo di nuovo a Merano, al distributore dove abbiamo fatto benzina ieri sera.
e abbiamo fatto 200 km. Passando da Lame, andiamo verso il Tonale, poi scenderemo, prima di arrivare in cima al Tonale, scendiamo al Lago di Idro. Poi dal di lì continuiamo sempre la strada verso casa. Abbiamo iniziato a inerpicarci su per questi vigneti bellissimi. Laggiù c'è la valle, sopra Lana adesso siamo. La strada è bellissima, larga. Qua sotto abbiamo tutto il panorama, le curve qui sono molto belle e larghe. E anche qui abbiamo sempre una vista spettacolare sul lato, stavolta piena di alberi e di verde. Su di qua ci sono anche tantissime zone di sosta, proprio anche parcheggi anche un po' più larghi che servono proprio per chi viene a fare trekking. Continuiamo per il passo del Tonale con la nostra nuova famigliola qui davanti, fatta di un gruppo di moto miste. Le strade sono bellissime, mi raccomando, occhio ai freni, qui le pendenze pendono per davvero, non sono come da noi. Benvenuti a Rumu. Lago di Santa Giustina, proprio qui sotto di noi, bello vederlo così dall'alto. E quindi anche noi faremo come le pubblicità ingannevoli oggi, perché Ama ha continuato a dire tutto il tempo andiamo verso il Tonale, andiamo verso il Tonale, e io pensavo andassimo sul Tonale, sto cavolo. Quindi andiamo verso il Tonale per deviare e andare dopo verso il Lago di Idro per tornare indietro. È vero che è tardissimo, per l'amor del cielo, però ci sono appena rimasta malissimo, perché mi sembra una di quelle pubblicità ingannevoli in cui mi dici andiamo verso, e quella parola verso cambia tutto, andiamo verso ma non ci andiamo sopra, quindi ancora verso il Tonale. Adesso abbiamo 16 km per Madonna di Campiglio, per arrivare al Lago di Idro rimane più o meno a metà. Qui invece direi che più che altro c'è del gran odore di fieno. Siamo arrivati ora a Folgarida. Siamo effettivamente un traffico abbastanza impressionante per riuscire a fare qualche curva tranquilli. Però la strada è bella larga. Sopra Folgarida siamo in mezzo al bosco. Ah, ma si sta divertendo tanto. Perché dice che con queste pendenze gli deve dare molto più gas e quindi c'è lei che urla e gli piace da matti. Arrivati in cima a Campo Carlo Magno, qui c'è la partenza delle piste da sci. Siamo davanti al campo golf di Madonna di Campiglio, perché Madonna di Campiglio è proprio qui sotto. Adesso scendiamo e dovremo arrivare verso Madonna di Campiglio da questa parte qua. Beh, nonostante abbiamo saltato il gave, le curve non ce le siamo fatte mancare. No, erano belle. Veniva un po' l'asma nell'Africa. È che gli doveva dare un po' più di gas, perché da noi c'è un po' meno pendenza. Fa dir del voi. Adesso da qui scendiamo al Lago di Idro per arrivare verso il caldo. Da qui possiamo solo morire di caldo. Allo Stelvio forse dove si stava meglio alla fine dei conti. Ripartiamo. E ora siamo arrivati a Campiglio. Siamo scesi rispetto a dove eravamo prima. C'è anche un gran bel panorama qui sotto. Stiamo passando Pitolo, un bellissimo paesino molto ordinato con delle costruzioni abbastanza particolari.
E siamo quindi finalmente arrivati al lago di Idro. Almeno qui attorno la temperatura è tornata ad abbassarsi un pochino, perché mentre stavamo scendendo è già diventato caldissimo. Incontriamo anche qui poi molti motociclisti. Di solito i laghi sono zone frequentate dai motociclisti. Siamo sopra il lago di Idro e davanti a noi c'è la Rocca d'Anfo. E questo qui sotto invece è il lago di Idro. Vi dobbiamo salutare perché noi dobbiamo rientrare. Questo è quello che ci aspetta per arrivare a casa. Adesso il rientro sarà un po' impegnativo, quindi ricordatevi di iscrivervi al canale, di metterci like e di commentare. Ciao a tutti! Mille chilometri secchi, la gomma non si è mossa, nonostante abbiamo girato a 30 gradi.